sabato e domenica per noi sono i momenti più belli. No, ma sono migliori anche perché non c'è traffico di barche a motore. Ah, ok. Questa è una cosa molto positiva, perché di solito i canali sono molto trafficati perché ci sono tutte le barche che trasportano il materiale per gli hotel, i ristoranti, quindi un po' di traffico di solito c'è. Sì, Luca. Gente ancora fortunatamente viva. La differenza che abbiamo tra i piccoli canali e il canale grande è che qui all'interno ancora vive la gente, mentre nel canale grande tutti i palazzi, quelli storici, sono tutti diventati uffici, hotel, ristoranti. Noi chiamiamo la Champs-Élysées di Venezia il canale grande, perché non vive nessuno. Sia un po' triste, sinceramente, perché ogni anno la popolazione è meno. Sì, meno male che ci sono i turisti. Turisti. Non c'è altro. È tipo Disneyland. Sì. È triste per noi perché dobbiamo uscire da Venezia per andare a Italia. Perché qui è troppo caldo. Dove andate? Verso Mestre? Sì, a Mestre. Da Mestre verso su, diciamo, il prezzo è sempre più basso. Qui è una cosa, cioè, è improponibile. Pazzesco. Andiamo dagli 8.000 ai 10.000 euro al metro quadrato e poi da ristrutturare, perché fosse nuovo dici mi faccio un mutuo nella vita, una cosa piccolina, ma è proprio impossibile anche mantenerlo, poi troppo caro, le spese sono esorbitanti. Qui chi vive perché ha una casa, un appartamento che è stato lasciato dal padre o dalla vita. Esatto. Ma poi anche mantenerlo è dura. Quindi tanti escono, lo affittano magari. Ciao, ecco. Sì. Ieri era freddo. Ciao Thomas. Ma perché l'affasco è tanto basso quest'anno? Perché noi siamo abituati che di solito il 27 a di aprile. Cioè quest'anno un mese prima, caspita, marzo, ci sono i 20 di marzo, di solito è molto freddo da noi. Oggi si sta veramente bene. Si sta bene, sì. Ieri c'era un vento, erano dai 7 agli 8 gradi. Oggi al sole saranno 14, quindi sta bene oggi. Signore, questa a destra, la Casa Rossa, sì, è una casa molto importante, un palazzo molto importante per la storia, perché è il palazzo dove è abitato Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart è stato qua durante il carnevale dell'anno 1771, è stato in questo palazzo per circa 100 giorni, perché adesso il carnevale è a febbraio, dura 2 settimane, una volta la festa del carnevale durava 100 giorni a Venezia ed è stato qui per i 100 giorni del carnevale. Poi qui vicino, dopo il ponte, 50 metri proprio dritto, c'è l'opera, il teatro più importante di Venezia, la Fenice. Quindi lui è stato qui perché poi ha composto qualcosa al teatro della Fenice.
vista Palazzo Molina, è un palazzo molto bello, guardate l'interno. Questo qui è stato comprato da una famiglia veneziana e adesso ci sono 18 appartamenti in vendita. Ecco, qui per esempio 100 metri quadri costano 2 milioni di euro. Però questo è completamente ristrutturato. All'interno. E da 18 appartamenti 10 sono già stati acquistati. Questo da stranieri sicuramente. Io penso che no. I veneziani possano spendere 2 milioni di euro. Completamente disabitato. Questa è una delle parti, diciamo, più vecchie di Venezia come fondamento. Infatti qua tutto si sta abbassando e di molto. Quando l'acqua è a livello normale, già i primi piani sono allagati. Non serve l'acqua alta, perché quella linea verde lì per noi è la marea normale. Normale. Cioè non è alta. La marea alta, poi vi faccio vedere poi dopo dove arrivò nel 66 quando c'è stata l'alluvione a Firenze. La marea alta arriva anche un metro in più. Cioè, qui dove c'è questo forniccione? Sì, sì, sì. Lì è proprio la marea alta. Guardate dov'è la finestra. Ecco, lì. Infatti qui tutto vuoto, la gente abita al secondo piano. Tutte queste boutique, tutti i ristoranti in inverno, la maggior parte sono vuoti. Cioè, non hanno business. Perché almeno una o due volte alla settimana sono alla rava. Eh sì, perché qua entra subito l'acqua. Qui proprio completamente. Tutte queste cose basse hanno 8 mesi di autonomia. Lavorano, diciamo, da febbraio-marzo fino a ottobre. Poi novembre, diciamo, gennaio sono chiusi. Poi non vale la pena. Ma l'acqua alta arriva quando? No, di solito è da fine ottobre fino a febbraio. Perché dipende, da qui la marea dipende solo dal vento. È un vento particolare, il scirocco. È un vento che non lascia che l'acqua vada all'esterno, perché l'acqua qui c'è la corrente, per 6 ore si alza e 6 ore si abbassa. Quando c'è questo vento l'acqua non può uscire, perché è il vento che proprio la spinge all'interno e l'acqua sale per 18 ore, 20 ore, 25, 30, dipende da... Quindi si allaga tutto. Cioè l'acqua non ha la forza per uscire, perché è il vento proprio che la spinge, è il vento di scirocco, più forte il vento più l'acqua sale. Ma in quei periodi lì, quando questi ristoranti saranno anche chiusi, cos'è? Si preparano? Sì, devono svuotare tutti i locali? Per forza sì. Ma sennò sono i disastri, no? Poi di solito viene comunicato prima, poi è come una volta quando c'erano le invasioni degli aerei, qui c'è proprio una sirena che avverte, sì, assolutamente sì. Proprio comunicano anche 6-8 ore prima che ci sarà la quarta. Poi magari possono sbagliare di 5-10 centimetri, però al 100% la quarta ci sarà. Poi preparano quelle piattaforme nelle strade, sì, per alzare in modo che la gente possa passare. Però tutti qui abbiamo gli stivali di colma. Siete attrezzati. Esattamente. No, ma è veramente, posso dire la parola, un casino, perché i problemi sono logistici. Per esempio, anche noi, vabbè, non lavoriamo, non c'è problema, siamo una cooperativa, aspettiamo. Il problema è, per esempio, con l'ambulanza, i pompieri, la polizia, perché i ponti diventano troppo bassi e non c'è una via per uscire dai canali. Cioè non si possono raggiungere le parti interessate perché ci sono ponti dappertutto e tutti i ponti sono troppo bassi e passare dall'altra parte non si può. Cioè un metro in più di acqua significa un metro in meno per ogni ponte di Venezia. Non esiste un passaggio. Ciao Zio! Ciao Tommy! Quella a destra lì, nell'incrocio, quella lì, quella è una delle poche case dove in tutto il palazzo vive una famiglia. Ah, bello. Questa ha due, diciamo, scudi, perché ha lo scudo di Venezia, che è leone alato, il simbolo della Repubblica Indipendente, e poi il simbolo della famiglia, ok?
che è questo qua, si chiama Mocenigo, che vive nel proprio palazzo. Quando ci sono quelle bandiere lì, sì, significa che una famiglia indipendente vive ancora nel proprio palazzo, perché quella è la bandiera che anch'io ho nella gondola, sì, della Repubblica di Venezia indipendente. Ciao Lidia! La marea più alta e più duratura nella storia di Venezia è stata il 4 novembre del 1966, stesso giorno quando c'è stata l'alluvione a Firenze. E la marea a Venezia è arrivata lì, dove c'è quella data per ricordare a tutti. Ah, qua. Esatto. 4, però 66. Lì è durata tre giorni. Questa... poi nel 51 è durata due giorni e mezzo e poi nel 36 altri due giorni. Qui parliamo di giorni, che è tantissimo, di solito sono ore. Invece qui nel 66 tre giorni è andata qua. Cioè, una roba incredibile. Non è mai stata né prima né dopo così alta nella storia. Ci sei? Assistono il video ancora? Poi figuriamoci quei ponti lì così. Cioè, sono già bassi adesso, sì, con la marea normale. Per esempio, sotto tutti i ponti di Venezia ci sono tutti quei segni delle gondole che, diciamo, toccano quando l'acqua sale. Tutte queste linee qui sono provocate dalla parte davanti della gondola, dal rostro, che gratta, diciamo, un pochino quando l'acqua sale. Rivo Alto, e qui, se voi guardate a sinistra, sopra c'è il segno, sì, che si può entrare solo con la gondola. Qui la profondità è meno di 80 cm in questo canale, cioè molto molto bassa. La gondola naturalmente può passare perché il fondo è piatto, non ha la chiglia, e questa è una zona costruita nel 500 d.C. Qui le fondamenta sono tutte ancora di legno, composte da tutti i pali di legno, naturalmente, le vecchie palafitte, e questa è la ragione che Venezia sprofonda 2 cm ogni 10 anni, perché sono i pali di legno che stanno sprofondando nel fondo, che è di argilla, perché il fondo di Venezia non è sabbioso ma è argilloso. È per questo che non è mai successo che una fondamenta sia caduta. L'acqua, fortunatamente, l'umidità non riesce a passare all'interno dell'argilla, quindi i pali sono come verniciati. Sono protetti proprio dall'argilla, dalla creta. A destra, un palazzo molto grande. Questo era il monastero di San Teodoro, che era il monastero principale durante la Repubblica di Venezia.
adesso naturalmente è sede della Telecom, però comunque lo era. Monastero di San Teodoro. Tutte queste entrate sono entrate secondarie che avevano qui, dove venivano messe le barche. Questo era tipo un garage per le barche. Adesso il 20% della popolazione di Venezia ha una barca, perché non serve assolutamente, e la gente si muove con la barca solo d'estate per uscire da Venezia, perché qua è un casino, cioè è pieno di gente, quindi non c'è niente da fare per noi, solo business, diciamo. Quando usciamo da Venezia ci sono delle isole molto belle, tipo il Lido, dove c'è la spiaggia, o ci sono delle altre isole dove non ci sono i turisti, dove si può andare a pescare, si può nuotare nell'acqua. Qua si può fare niente, solo lavorare. Guardi il signore che ha la telecamera. Guarda. Questo canale è l'unico di Venezia, l'unico dove si può vedere il campanile di San Marco. Solo da questo canale si può vedere il campanile di San Marco. Venezia è formata da 120 isole, perché per noi questa a destra è un'isola e questa a sinistra è un'altra. Sono tutte piccole isole, 120, unite da 450 ponti. Quindi a piedi si può andare dappertutto. Ogni isola ha la propria chiesa, 120 isole, 120 chiese. E questo canale è l'unico perfettamente in linea con la piazza di San Marco. Tranquillità. No, ma i rumori dico, perché di solito sono tanti rumori. Qua il lavoro è in progresso ogni momento, però queste cose qua no, non le capisco. La pubblicità così. Non
ponte di Rialto per 1000 anni è stato l'unico ponte del Canale Grande. Questo è il secondo ponte, perché il primo era di legno ed era formato da due torri. C'era una torre a sinistra, una torre a destra e c'era il ponte mobile che si apriva quando passavano le barche alberate. Poi è stato bruciato nel 1550 ed è stato ricostruito questo, che è ad arco ed è tutto di marmo e di pietra, ma il primo era tutto di legno. Michael, amore, che trovate il compito? Io lo compravo perché era lì per fodera. Ma c'è quello che ha su parete! Però il mio si è senso nel vento. A Marghera! Vicino da Pitareo, di fronte. Da quest'altra strada. Noi ci conosciamo tutti. Immagino, infatti vediamo. Oh. Tutti dopo! Ti ha visto che ti ho mandato altro messaggio? Avevo sbagliato. Niente. Va bene, va bene. Ti devo mandare. Bella giornata. Ciao, amore. Ciao, Beccio. Non so che stai riprendendo. Va bene, ci ho messo Giulia. Cosa? Un giornata bellissima. Noi facciamo questo mestiere perché lo faceva il padre, il nonno. Cioè, quindi siamo 420. E siamo tutti insieme, cioè no, sì, assolutamente. Non esiste competizione di nessun tipo, è proprio una cooperativa, è un club. Ma competizione no, anche perché di lavoro ce l'ho. Ma scherziamo, ma anzi, ci vorrebbero qualcuno in più. Sì, sì. È che non è semplice neanche proprio imparare. Perché ci vuole tempo e costanza, perché qua non è questione. Quanti anni lo fai? Avevo 11 anni. Cioè io quando ho imparato con mio papà avevo 11 anni che venivo qua a sedermi in gondola, poi magari lo guardavo e basta il primo tempo, però a 15 anni ero già come adesso, cioè tranquillamente. Poi apprendere più avanti è tanto più difficile, più aspetti e peggio è. Mentre a 15 anni sei già pronto, poi hai le tue avventure, vai via, cioè la testa non pensa al lavoro di certo, però intanto sei capace. Poi un po' alla volta riesci a capire la famiglia, allora vieni a lavorare, però sei già capace. Mentre imparare a 25-30 anni è praticamente impossibile, proprio le gambe, tutto il resto, cioè l'equilibrio è durissimo. Qua non è importante la forza, qua è solo tecnica, perché sbattere la gondola ogni secondo proprio non vale neanche la pena, perché una gondola, cioè, tanto costa.